Derby di altissima classifica per l'under 16 di Gabriele Bonaccina, che affronta in trasferta il Milan, con cui condivide la testa della classifica. Primo squillo nerazzurro con Gnonto, che prova a servire con una magia Politi. Desplanques però è bravissimo in uscita a fare suo. Il pallone è sempre Inter nei primi minuti, ancora sull'asse Gnonto Politi, cross del numero 11. Politi appena in ritardo all'appuntamento con la deviazione. L'azione poi sfuma, ma Inter ancora pericolosa. In questi primissimi minuti il Milan prova a farsi vedere con azioni mischia, come in questo caso quando il cross di Tomella per poco non trova la deviazione di un compagno. Tomella che ci riprova anche poco dopo, ma il suo traversone dalla destra è troppo su Priori. Anche i nerazzurri provano a farsi vedere sulle fasce laterali con Perucchetti, che cerca la testa di Politi con il suo mancino e non la trova di pochissimo. È il preludio questo al gol del vantaggio dell'Inter. Peschetola cerca in mezzo all'area di rigore, dopo un rimpallo la palla arriva a Politi, atterrato da Tomella. Per l'arbitro Sicurello è calcio di rigore, nessun dubbio per il direttore di gara. Fallo ingenuo di Tomella su Politi. Dal dischetto si presenta Gnonto, sicuramente il leader offensivo della squadra di Bonaccina. Concentrazione massima per il numero 11 dell'Inter. Botta centrale, Desplanques si butta ed è quindi 1-0 Inter, con il quinto gol in campionato di Wilfried Gnonto, che sblocca una partita tesa ed incerta. Tutta la gioia di Gnonto. Inter che insiste sull'aria dell'entusiasmo con Peschetola, che per poco non beffa Desplanques con un tiro cross. Su questa volta è decisivo il portiere rossonero. Il Milan fatica e ci prova con soluzioni dalla distanza, come in questo caso con Citi, il cui tiro però non può impensierire Priori. L'inizio del secondo tempo è ancora di marca nerazzurra, con Gnonto che scappa via in velocità tutta la difesa del Milan e per poco di sinistro non c'entra il bersaglio grosso. Gnonto che poco dopo è ancora protagonista con l'assist per Demilato, che viene però murato da Tonon. Gnonto davvero scatenato, punizione di Peschetto, l'attacco spettacolare del numero 11 nerazzurro che cerca l'Eurogol ma non trova i pali difesi da Desplanques. Il Milan rimette la testa fuori con il neo entrato Anane, che cerca un colpo di tacco filtrante non capito però dai compagni. L'altro neo entrato El Hilali spaventa Priori con una punizione dal limite che però non scende abbastanza. El Hilali però al piede caldo e sfiora ancora poco dopo il pareggio, sempre su punizione velenosa che taglia tutta l'area di rigore con Priori battuto. Brividi per il portiere nerazzurro. Inter che va vicinissimo al raddoppio, anche lei su punizione con Cepele, che c'entra un clamoroso palo a Desplanques sbattuto. Punizione perfetta ma sfortunata del numero 6 dell'Inter. All'ultimo respiro rischia di trovare il raddoppio la squadra di Bonaccina. In realtà sarà il Milan a trovare il pareggio beffa all'ultimo secondo. Sponda di Obaretin per Tomella, la parata di Priori è perfetta, la palla sbatte sul palo, il più veloce ad arrivare è però Anane, che da 0 metri fa 1-1 proprio all'ultimo secondo. Beffa atroce per l'Inter di Bonaccina, che è andata un passo dal vincere questo derby. Finisce però 1-1, finisce in parità, un match combattuto, un pari che fa male per come è arrivato per la squadra di Bonaccina. Inter e Milan che rimangono quindi appaiate al primo posto in classifica. È tempo di derby anche per l'under 15 di Paolo Annoni, che nell'undicesima giornata di campionato affronta i pari età del Milan. La prima chance è rossonera con Alesi, che riceve il pallone e si accentra sul suo destro, prova il tiro troppo debole centrale però per impensierire Bonucci. Milan che insiste con Incorvaia, che mette dentro un traversone troppo alto per le teste dei suoi compagni. Boni però recupera la palla sull'out di destra, tiene vivo il possesso, si accentra e scarica un sinistro potente su cui Bonucci questa volta è attento in due tempi. Inizio di gara tutto rosso-nero, con ancora Boni che scappa via di forza, di velocità, di potenza, appela Matti sulla fascia destra, accelera, trova rimorchio Ivan che si gira di prima intenzione, calcia l'ottima posizione ma non trova lo specchio della porta. È sempre Milan anche da fermo, calcio di punizione di Alesi, il numero 10 trova la testa del solito Boni che manca di poco la porta, difesa da Bonucci. Alesi ancora protagonista anche su azione, parte dalla sinistra, dribbling secco su Marocco e cross per la corrente. Rossi che per pochissimi centimetri liscia a due passi da Bonucci. Il primo squillo nerazzurro è firmato Bonavita, che su punizione non riesce a dare la giusta potenza, facile quindi il pallone per Di Chiara. Inter che insiste con Sar, cross per la testa di Curatolo. L'incornata del numero 9 nerazzurro prende una strana traiettoria che per poco non beffa Di Chiara, che alza in calcio d'angolo. Nel secondo tempo è ancora Milan, incursione di potenza di 7 che entra dentro il campo e appoggia per il numero 10 Alesi, che aspetta l'arrivo di Bozzolan che scarica al sinistro di prima intenzione trovando l'ottima risposta di Bonucci. È il preludio al gol del vantaggio
del Milan. Alesi batte un calcio d'angolo corto e scambia con Boni, il numero 8 la serve al numero 10 rossonero che gliela ridà, poi Boni dal limite dell'area, non ci penso due volte, calcia e con l'aiuto del palo batte Bonucci e porta avanti il Milan. Gol di Boni, l'uomo sicuramente più pericoloso della formazione rossonera. Palo gol imprendibile per Bonucci, l'Inter reagisce, si riversa in avanti, cross di Marocco per Sar che tutto solo nel cuore dell'area di rigore sbaglia però il controllo clamorosamente a due passi da Di Chiara. Inter che insiste anche da fermo, calcio di punizione di Pelamatti, troppo però su Di Chiara che fa suo il pallone in due tempi con qualche brivido per i suoi compagni. Inter che ci riprova anche all'ultimo respiro sempre con Pelamatti, difesa del Milan che però si chiude a riccio, è l'ultima emozione del match, il Milan vince 1-0 grazie al gol di Boni. Inter che rimane ferma quota 14 punti in classifica e perde dopo tre risultati utili consecutivi. Stracittadina anche per l'under 19 femminile di Alessandro Ruocco che a Sedriano accoglie il Milan Ladies per la sesta giornata di campionato, match fin da subito praticamente a senso unico. Anna De Zen avanza, vede e serve con i tempi giusti l'inserimento di Agata Gianni che ci prova ma trova la grande uscita senza paura di Locatelli. Inter poco dopo ancora pericolosa, sempre proiettata in avanti, sempre sull'asse Gianni De Zen, avanza la numero 7 dell'Inter che poi serve Benedetta Maroni la quale trova proprio Anna De Zen che entra in area di rigore, di forza, di potenza, di tecnica e sola davanti a Locatelli piazza il sinistro sul secondo palo che esce di millimetri dalla porta rossonera. Inter quindi costantemente in avanti che dopo tanta pressione passa in vantaggio. Agata Gianni raccoglie un pallone nel cuore dell'area di rigore, lo lavora benissimo appoggiando poi per la corrente Nicole Costa che incrocia e batte Locatelli, quindi primo gol in campionato per Nicole Costa e 1-0 Inter, grande lavoro di Agata Gianni. Nicole Costa poi bravissima a incrociare sul palo lontano. Nel secondo tempo il canovaccio non cambia ed è sempre Nicole Costa la più pericolosa, su angolo di testa trova questa volta l'ottima risposta di Locatelli. Costa che sempre su angolo però trova il raddoppio e doppietta personale, questa volta Locatelli esce male e per la numero 8 nera azzurra è un gioco da ragazzi infilare nella porta sguarnita. 2-0 Inter, doppietta per Nicole Costa, questa volta Locatelli sbaglia clamorosamente il tempo dell'uscita per la numero 8, è facilissimo mettere dentro con la porta completamente vuota. Inter che ora gioca sul velluto, Lucia Pastrenge trova Anna De Zen che con un po' di fortuna vince rimpallo e serve a rimorchio Agata Gianni, destro sul secondo palo dove Locatelli non può nulla e Tris nerazzurro servito. Inter ormai sul velluto, gran gol di Agata Gianni, tanti cambi per Uoco che fa ruotare le sue ragazze, inserisce Giulia Lorusso che per poco in contropiede non infila Locatelli con un tocco dolce sul secondo palo che però esce di pochissimo. Il poker è solo rimandato, lo trova invece Lucia Pastrenge, leader, capitano di questa squadra. Terzo gol in campionato per lei ed è un gioiello, bellissimo il tiro sul secondo palo, imprendibile per Locatelli e 4-0 Inter, poker servito per le nerazzurre di Ruocco. Gol gioiello per Lucia Pastrenge che ha il piede caldo e lo conferma poco dopo quando ci riprova ancora dal limite dell'area, quando raccoglie un invito dal vertice dell'area di rigore, prova il destro a giro questa volta, Locatelli è bravissima a deviare in calcio d'angolo. Milan Ladies in confusione totale, Paoli sbaglia completamente il retropassaggio per Locatelli, Giulia Lorusso capisce tutto, salta la numero uno del Milan e infila il pokerissimo nerazzurro, 5-0 per le ragazze di Ruocco, timbro anche di Giulia Lorusso su una partita dominata dall'inizio alla fine dalle nerazzurre. Finisce quindi 5-0 per l'Inter di Alessandro Ruocco che fa suo il derby e consolida il secondo posto in classifica, quota 12 punti.